Ciao ragazzi! Bentornati su Grimax Car Fishing. Oggi c'è il sole, Cri. Spiaggia. C'è il sole. Siamo in spiaggia, ragazzi. Invece no, stiamo pescando, ragazzi. Allora, video particolare. Come avrete intuito anche dal titolo, un video particolare. Un video dove andremo nel frattempo a prendere il caffè, ragazzi. Andremo un attimo a sempre rispondere a quelle che sono le domande che ci fate spesso e volentieri. Una di queste è appunto non tanto sulla pesca, ma su come noi ci siamo attrezzati, quindi la nostra attrezzatura video per fare video, audio e video, come ci muoviamo. Allora ragazzi, noi non siamo, come sempre lo diciamo, dei professionisti né nella pesca né nel filmare, quindi, riprendere. Ci siamo autodidatti. Più di dirvi come ci siamo organizzati nel tempo, ovviamente penso sia il modo migliore per rispondere a queste domande. Sì, perché come dicevi prima, tanti che vogliono approcciare ad aprire un canale YouTube o semplicemente riprendere anche le loro sessioni per poi riguardarsele negli anni a venire, esatto. Ci chiedete appunto che attrezzatura, come ci si muove, ma come mettete la culla per fare le foto, come si... c'è tante piccole cose. A sto punto con Cri appunto pensavamo di darvi un attimo quello che è il nostro feedback, ovvero come ci muoviamo noi, che non siamo Spielberg ovviamente o Quentin Tarantino, e sì, durante una sessione come ci riprendiamo, in modo da dare spunto a chi ci ha chiesto come iniziare a muoversi, ma sempre nel nostro piccolo. Credo, esatto, no? E tutti gli accorgimenti che abbiamo fatto dall'inizio di Climax ad oggi, perché comunque ragazzi, poi come già vi avevo accennato, sono cose che mano a mano che si vanno avanti si notano, si capiscono. Quindi in questo video cercheremo di farvi un sunto di quello che è la nostra attrezzatura, di quello che è stata, di quello che è e tutti appunto gli accorgimenti che abbiamo fatto in questi anni di Climax. E ovviamente speriamo di mostrarvi anche qualche pesce, ma sì, che le acque sono molto molto adesso sporche. Vi faremo vedere, ragazzi. Oggi siamo venuti qui in canale, ma in realtà sappiamo già che magari non sarà una sessione proficua. Primo perché abbiamo, proprio qua siamo qui la mattina, 4 orette, è giusto per farvi questo video. E poi ovviamente noi ci speriamo sempre. Esatto, ci vediamo a caffè, Gri. Sì, ragazzi, a tra poco. Visto che non fa mai niente. Ho calato tutte le canne. Mi hai calato le canne? Ah, sì, no, lui ha calato le canne. Hai solo messo, tu hai solo messo le Chi esche? È che lo muoveva? Io. È un marito. Chi è che ha messo la pastura dentro e si è sporcato le mani? È quello da. E ora, prossima calata con bicchieri. No. Dai, verso il caffè. Allora, questa è la situazione, ragazzi. Adesso, magari a video non rende molto, però vi guardate, l'acqua è marrone e in giro ultimamente è impescabile. Il nostro canale, il Naviglio, il Brenta, sono tutti posti dove veramente le continue piogge che stanno scendendo qui in Veneto rendono la pesca difficile. Oggi siamo qui perché è uno dei pochi posti dove, bene o male, diciamo che è tranquillo, non c'è corrente, l'acqua si è sporca, ma perlomeno non c'è tutto il casino che ci sono sui canali. E basta, ragazzi, ci siamo messi qui con 4 canne, ve la faccio un attimo breve, giusto perché poi magari se parte un pesce almeno sapete come stiamo pescando. La prima canna di Max sul primo albero, seconda canna di Max su quell'albero lì, io su quell'ansa, e qui in mezzo c'è uno scalino importante e la mia prima canna qui a destra è calata appunto sotto su quel scalino. Max sta affrontando la sessione con fioccato, io con boilies. Ovviamente abbiamo il nostro alleato qui. Ragazzi, una cosa sulla T1, il cavallettino qui della T1 è molto utile perché messo in questa maniera il dipper non appoggiandosi diciamo sotto, quindi non sentendo umidità, non si scarica. Molto utile il cavallettino. Grande Andrea. Bene, adesso io direi, Max, che possiamo cominciare. Sì, volevo solo far
vedere un attimo come sto pasturando, tra virgolette, se sei d'accordo. Sì, io ho accennato che stai pescando con il fioccato. Sì, esatto, sto facendo una pasturazione a base, come l'anno scorso, che mi è andata parecchio bene. Fioccato, mais in scatola, ho preso dei barattoli, ceci sempre, sempre cotti in barattolo, qualche link del 20 sbriciolata dentro e ho scobrato anche una ventina di palline su ogni spot. Ovviamente ho mischiato tutto con gli Smart Liquid, ma me l'avete già visto fare l'anno scorso, e quindi col barchino sono andato a calare proprio questo bel grumo di pastura. A livello di rig, semplici rig, sto usando con delle link affondanti del 20 e una pop-up pinenana rosa fluo, giusto per bilanciare il tutto, quindi un bel omino di neve su tutte e due le canne. E basta, adesso possiamo iniziare, Chris, poi volevo solo dire questo. Sì, ok, io sto pescando con il nostro mix una link bilanciata. Visto che l'ultima sessione la link bilanciata ha fatto fuego. Bene, ragazzi, cominciamo. Sì. Tutto qua, ragazzi. Qui dentro abbiamo tutto quello che ci serve oggi per girare i nostri video. Adesso vi mostro con calma intanto come ho mangiato lo zaino e tutto quanto, e poi ovviamente quello che abbiamo oggi per girare questi video. Quindi adesso metto giù lo zaino e vi faccio vedere. Allora, ragazzi, intanto, altrimenti Max mi fa... do il cavalletto a Max. Questo è un cavalletto, ragazzi, che utilizziamo per quello che ha in mano Max adesso, che poi vi spieghiamo appunto tutto quanto. Quindi, primo cavalletto lo do a Max. Grazie, socio. Alzalo magari. Sì, un attimo. Alzalo, perché così ci appoggia. Beh, posso anche dirlo, ragazzi, in questo momento Max ha un iPhone in mano. Su un gimbal. Esatto. Adesso ovviamente vi mostriamo tutto, però con calma. E questo è il cavalletto. E adesso ci appoggio il telefono. Allora, noi ragazzi peschiamo, quindi... Funzione, scusa. La funzione è che va bloccato. Che ne so io, mettilo. Se avete visto la telecamera ruotare un attimino, è Max che non ha fissato le rotelline, ovviamente. Allora, ragazzi, prima di spiegarvi un attimo quello che i vari accorgimenti che abbiamo avuto in questi anni, voglio farvi vedere con cosa abbiamo cominciato. Con questa qui, la GoPro, che non mi ricordo più che modello è, comunque è Hero 5 Session. Esatto. Abbiamo preso questa perché ci sembrava la soluzione più veloce, più pratica per fare video. In realtà poi abbiamo scoperto che non è così, poi vi spiegheremo il perché. Comunque, questa è stata uno dei primi acquisti. Avevamo provato con una videocamerina, come vedrete questi video era orribile, quindi l'abbiamo scartata subito. E poi abbiamo cominciato a usare questa, che inizialmente andava bene, perché ovviamente siamo partiti, provavamo, però poi ci siamo accorti che non era proprio la soluzione ideale. Nel corso del video vi spiego il perché. Detto questo, noi ragazzi peschiamo, quindi le nostre considerazioni sono state: ci muoviamo per la pesca e non siamo videomaker che andiamo a fare video appositi a cose o persone, ci filmiamo, peschiamo, ci serviva un setup video che fosse pratico, ma allo stesso tempo un qualcosa da poter trasportare il tutto. E alla fine la scelta è ricaduta sullo zaino di corda. E questo zaino qui, ragazzi, è intanto il più grande, è 60 litri. E poi, oltre che per la pesca, perché ovviamente è stato progettato per la pesca, noi ne abbiamo visto l'utilità anche per quanto riguarda l'ambito video, perché come vedete all'interno io ho tutto. Adesso vi mostro nei vari settaggi cosa ho messo dentro. Allora, vi faccio vedere come ho organizzato lo zaino in velocità, poi pian piano vi spiego cosa c'è dentro. Qui c'è, come vedete, un treppiedi, poi vi faccio vedere cosa sorregge. Qui ci sono dei microfonini, quelli che vanno messi sui vestiti. Poi, ragazzi, cambi veloci. Un attimo, perché
vi ricordo che nel frattempo stiamo pescando. Poi di qua, meno male che c'ha tutte queste tasche, tasca sotto, extender, dipper, quindi qui c'è tutta questa parte qui. Parte sopra normalmente c'è il gimbal che adesso ha in mano Max e quello di scorta, quello di scorta che è qui, altri vari attacchi, insomma la GoPro. Poi ragazzi, qua non mi ricordo cosa ho messo, borsettine così a caso, ma niente, una borsettina sempre dietro ragazzi, cavi dell'iPhone. E adesso qui ragazzi la parte importante, la parte importante, questo che adesso con calma vi spiego appunto come è stato settato. Poi ragazzi, setup completo, setup, questa è la famosa compact setup veloce per la reflex. Quando siamo in posti dove dobbiamo fare veloce, abbiamo pochissimo tempo, quando dobbiamo camminare soprattutto, questa è molto comoda. Ovviamente poi cambio quello che c'è dentro, ora in questo momento ci sono delle cose dentro, in base al video, alla tipologia ne metto altre, ma questa è la borsa che di solito porto via quando abbiamo poco tempo. Quindi questa, qui c'è il drone ragazzi, basta. E questo è lo zaino con tutta la roba che ci serve per fare video. Adesso vi mostro nel dettaglio cosa abbiamo dentro. Partirei dal drone. Il drone ovviamente ci dà una gran mano sui video, perché dà modo di vedere altre inquadrature, dà modo di vedere gli spot da altre inquadrature appunto, e di conseguenza non è una telecamera e rende i video sicuramente molto più piacevoli. Ricordatevi che non è un argomento da sottovalutare. Il drone ragazzi, anche se quelli della categoria C0, che sono quelli inoffensivi, quelli senza patentino, comunque ci sono gli accorgimenti da fare, quindi mi raccomando, prima di prendere un drone accertatevi, nel caso scriveteci se avete bisogno di qualche info, più che volentieri siamo contenti di darvela. Drone, inizialmente avevamo il Mini 1 che fino a qualche tempo fa, l'abbiamo usato fino a qualche tempo fa e funziona ancora, va benissimo, però abbiamo deciso di fare un saltino di qualità in più e abbiamo preso il Mini 3. Questa non è la sua custodia, è una custodia che abbiamo preso a parte, e anche qui ragazzi ci eravamo accorti che utilizzandolo col telefono veniva scomodo, perché il telefono poi andava caricato, delle volte lo usavamo per fare delle riprese, di conseguenza abbiamo preso la combo, quella col telecomandino. Abbiamo tutto, telecomandino, drone, e non dobbiamo utilizzare il telefono. Sono cose che poi si scopre che appunto facendo video che possono essere fastidiosi utilizzare il telefono. Quindi drone, questo, e ultimamente abbiamo fatto 2 o 3 video mi sembra e la qualità dell'immagine è nettamente superiore, quindi questo è il drone che abbiamo adesso. Allora, come vi dicevo ragazzi, abbiamo utilizzato questa per i nostri primi video e sono ottime videocamere, hanno solo un problema secondo noi, che è uno più di qualcuno, però audio, batteria e scaldano tanto. Non hanno gran audio, non hanno gran batteria, anche se adesso comunque ne fanno che hanno microfoni esterni, batterie aggiuntive, però secondo noi non daranno mai una resa come potrebbe dare una videocamera, una reflex, quindi questa l'abbiamo accantonata. Abbiamo cominciato a considerare questi ragazzi, i telefoni. Avete uno strumento in mano per cominciare a fare video? Ottimale, il vostro telefono. Ormai i telefoni che fanno adesso hanno tutti una buona fotocamera. Noi siamo Apple dipendenti da una vita, di conseguenza abbiamo tutti i telefoni Apple e ci troviamo bene con questi. L'Apple in particolare, secondo noi, ha una marcina in più sui video, perché comunque dà una qualità più alta. Noi tuttora lo usiamo per fare tutte le riprese, quelle quando siamo nel gommone, quando c'è un combattimento, perché è molto pratico. Messo in un gimbal, che poi vi farò vedere, viene molto pratico la ripresa, quindi se il telefono è stabilizzato, la ripresa è di alta qualità, quindi il telefono secondo noi è uno strumento che tutt'oggi per i video che facciamo noi
ci dà veramente una gran mano. Poi per tutte quelle riprese statiche ferme, le riprese in culla, il parlato, lì utilizziamo un'altra cosa che adesso vi faccio vedere. Quindi ragazzi, il telefono a noi ci ha salvato. Sì, ma io stavo parlando, cioè tu non è che ti annoi, prendi e vai via. No, no, mi sto annoiando, è che... No, sai cosa ho notato? Adesso magari dico una cavolata, ma com'è che si chiamano quegli uccelli, le falaghe? Non lo so. Una roba del genere si chiama. Ho visto che ce ne sono due o tre che stanno continuando a pucciare la testa sotto e secondo me ci stanno dando dentro sulla mia pastura, perché fatalità li ho proprio visti sui miei spot. E allora sto dando una piccola rinfrescata, anche perché pescando col fiocato io ho già avuto parecchie tocche sulle canne. E ho idea che tra tartarughe e qualche pesce di disturbo e qualche uccellaccio stanno mangiando di tutto, perché adesso si sono fermate le mie canne, fatalità, e ho deciso di dare una rinfrescata. Non è che mi stavi annoiando, però ma che pesante che sei. Ecco ragazzi, questa ripresa adesso, per dirvi, la sto facendo con l'iPhone, un gimbal, quindi come vedete adesso mi sto muovendo, vedete. Per farvi un esempio, il gimbal mi segue. Sai che non ti stanno vedendo cosa stai facendo col braccio? State vedendo la ripresa, intendo, no? No, perché c'è Grig che sta facendo così col gimbal, ma voi non riuscite a vederlo. Dopo vi facciamo vedere come funziona un gimbal, perché tanti ancora non sanno dell'esistenza. Io fino a un anno fa non sapevo dell'esistenza dei gimbal e che cosa erano e qual era la loro utilità. Quindi dopo vi facciamo vedere anche questa, che è uno strumento, magari... Che uno dice, oh, mamma mia, tengo il telefono in mano. Se lo date a me un telefono in mano, le riprese saranno così. Quindi ho bisogno del gimbal. E ancora riesco a muoverle col gimbal. Cioè, riesce quindi... a far tremare ancora il telefono col gimbal. Esatto, però quindi... se non sanno cos'è un gimbal, stiamo parlando a cavolo. Quindi, però, vedete quindi, ragazzi, adesso, fare il tuo. In questo caso vi faccio vedere una cosa. Perché utilizziamo il telefono? Perché utilizziamo il gimbal. In questo caso abbiamo una discesina qui. Un po' ripidina. Cioè, vedete il terreno com'è. Se io dovessi venire qui con quello che vi faccio vedere più tardi, andrei in acqua sicuramente al 100%. Avendo queste cose in mano, sono molto agile nell'andare dove voglio. Vedete? Vado dappertutto. Vi faccio vedere i due boccottoni dell'acqua. Ma che belli! Però vedete che con il gimbal e il telefono riesco a essere molto agile, riesco ad andare dappertutto senza avere immagini troppo mosse, ma soprattutto per inquadrare Max. Questo faccione pulito. E questa, ragazzi, cioè, è la borsa dove all'interno... Cosa di Pandora? C'è la roba un po' più seria. Ripeto, non abbiamo attrezzature professionali. Allora, intanto questa borsa, ragazzi, è una manna dal cielo, perché qui ho tutte le varie... Ah, mi devi ridare le sedicre. Quale? Quella che c'era nella videocamera. Bravo, dopo te la ridò. Ok. Quindi qui tengo tutte le memory, qui c'è un lettore di schede, un mucchio di cavi. Qui, come vedete, ho altri accessori, ok? E poi qua sotto c'è tutto il resto, ragazzi. C'è la mirrorless, microfono, l'obiettivo, schermino, batterie, cavi, cavetti. E questo è il perché Cri ogni volta ci mette 3 ore a trovare la roba, perché è pieno, esatto, di tasche. Ovviamente c'è anche questa, che volendo è un portaschede. Vabbè, si è capito. Adesso ragazzi vi spiego un po' tutte queste cose, vi faccio vedere anche il setup finito e la differenza tra un'inquadratura fatta col telefono e fatta con questa qui, così vi rendete conto un attimo della differenza tra le due cose, ok? Allora ragazzi, andiamo a spiegare in parole molto povere a che cosa serve un gimbal e che cos'è. Il gimbal è un qualcosa che ci permette di sorreggere il nostro telefono e essere comunque stabili, ok? Quindi senza avere un cavalletto. Quando lo utilizziamo, come ha detto Cri, lo utilizziamo quando dobbiamo fare scene dinamiche, ok? Magari dove ci sta anche un po' di corsa. Però se usiamo una reflex o una videocamera che non è ben stabilizzata, quindi a livello molto professionale, ok? Ma anche lì dubito che sia un'immagine stabile, poi andremo ad avere un video tutto ballerino.
Questo qua invece adesso vi faccio vedere, da una parte dello schermo vedrete la mia faccia che spiega e che faccio dei movimenti, dall'altra parte che cosa sto filmando, e vi accorgerete che nonostante io muovi il braccio su, giù, destra e sinistra, l'immagine che ci sarà sarà sempre fissa, ok? Quindi avvio la registrazione e sto registrando Cri che fa il simpaticone, e questo è il movimento che faccio con il braccio. Quindi pensate che sto correndo così, sto cadendo, però vedete che l'immagine è sempre fissa. Quindi questo è utile, perché non sempre abbiamo la possibilità. Parte la canna, pronti via, vai Cri, e aspetta che accendo la reflex, e aspetta che faccio quest'altro, e robe varie. Con questo, pronto, dinamico alla mano, prendo, vado vicino a Cri che sta combattendo, mi muovo, gli giro attorno, ma vedete che l'immagine, ragazzi, è sempre fissa. Quindi, stoppo la registrazione. Questo è uno strumento veramente indispensabile. Poi, quello che ha Cri che sta filmando è quello che abbiamo preso all'inizio. Ci siamo evoluti anche in questo, perché questo una volta attaccato sul cavalletto posso anche tranquillamente alzarlo. Adesso non mi ricordo se si alza anche di più, no, perfetto. E mentre col cavalletto bisognerebbe prendere, sganciare le gambe, far salire il cavalletto, tutto, quindi anche lì tempo perso e magari il pesce sta andando in una legnaia. Prendi questo, io arrivo, tiro su quello che mi serve, o se dobbiamo fare una ripresa anche statica va bene, lo alzo se c'è bisogno, però diventa indispensabile un accessorio così, soprattutto quando dobbiamo fare scene dinamiche. Quindi questo in parole povere è l'utilizzo di un gimbal. Ha anche lui la sua applicazione DJI che si può comandare, mettere a focus, qua c'è un piccolo joystick che ci permette di girare il monitor come vedete, quindi tante funzioni anche in questo piccolo strumento. Tutto qua. Questo ragazzi è il setup, quello più serio. Questa è stata, diciamo, la soluzione finale che abbiamo trovato, magari poi nel corso negli anni ne troveremo altre, ma ad oggi è quella che abbiamo, diciamo, abbiamo riscontrato più esserci utile. Come vedete non è un'attrezzatura semplice e veloce da trasportare come il gimbal col telefono, comunque ha un peso, comunque è ingombrante, e infatti adesso vi lascio a due immagini di cosa è successo a Max qualche sessione fa, quindi vi lascio un attimo le immagini e poi ci rivediamo. Si è intorcolata la canna. Sì, aspetta. No, ma stai registrando? Aspetta. Ma... No, ragazzi, devo fare... Non è credo. Dimmi che non si è rotto niente invece di riprendermi. Che ho rischiato di spaccarmi due spalle per tenere. Allora, ragazzi, stava quasi per esserci una partenza. Ma... Lui ha messo il cavalletto, ha detto aspetta, lo sposto. E poi ha preso sta radice qua. Sembrerebbe tutto a posto, perché non c'è. Vero, perché ho cercato di salvarla il più possibile. Ma stavi registrando? Sto registrando, stavo facendo la partenza, sono inciampato su sta radice. Fai cheese. Mamma mia, che disastro. Fai cheese. Mamma mia, ho visto 1000 euro di debiti. Come avete visto, ragazzi, Max per poco, non, oltre a cadere lui, non fa cadere tutto quanto, perché... ovviamente pescando quando siamo in alcuni posti non possiamo pretendere che sia tutto quanto piatto e bello liscio, ci sono delle radici, come avete visto è inciampato su una radice, o ci sono situazioni come questa dove ci sono delle lisci, insomma non è facile muoversi, anche perché poi parte la carpa, siamo agitati e allora quindi abbiamo un po' di frenesia e magari cadiamo. Quindi questo è perché utilizziamo questa attrezzatura su questo cavalletto.
abbiamo un gimbal anche per questa. Abbiamo un gimbal più grande, adesso vi faccio vedere che gimbal abbiamo, e questo non lo utilizziamo sempre, ce l'abbiamo, l'abbiamo utilizzato più di qualche volta, però diciamo che se possiamo evitare, evitiamo di usarlo, insomma lo usiamo proprio in caso di necessità, anche perché tutta questa cosa montata in un gimbal, ragazzi, a tenere in mano, vi garantisco che pesucchia poi star fermi così a fare delle riprese. Quindi volendo abbiamo anche un gimbal per questa. Perché abbiamo scelto questo setup? Per due motivi veloci. Il primo è che facendo così io ho tutto in mano, quindi prendendo con due mani, con una ho la reflex, ho il microfono, lo schermino, quindi c'è tutto. Se dovesse succedere che ci dobbiamo spostare per fare qualche inquadratura un po' più carina, il cavalletto lo eliminiamo, ci mettiamo vicino al pesce, lo inquadriamo bene, quindi tutte quelle riprese le facciamo in questa maniera. L'altro problema era trovare appunto un cavalletto che ci facesse due utilità. La prima è che avesse un'altezza ideale per fare alcune riprese, diciamo, in piedi. Un'altra è che avesse la possibilità, senza dover cambiare cavalletto, di avere delle inquadrature basse, perché quando siamo in culla non siamo alti, siamo non arrivare a terra, ma insomma siamo a circa 50 cm. Ecco perché abbiamo scelto questi tipi di cavalletti. Adesso ve li spiego un attimo, velocità, ve li spiego, non è che ci sia granché da spiegare, però vi faccio vedere senza che faccio cadere tutto. Questi, ragazzi, sono dei cavalletti che all'occorrenza si possono alzare molto e ho anche le gambe poi da poter estendere. Però all'occorrenza, ragazzi, se dobbiamo fare qualche ripresa in culla, Max riesce a inquadrare un attimo il cavalletto, vedete che sono bassi. Ho fatto un piccolo scattone, Cria, io ancora devo... Sono bassi. Ma si possono ancora estendere di più? Volendo sì, però ovviamente io posso estenderli, però c'è la parte sotto che va alzata. Centrale, sì. Però uno vuole un po' più di stabilizzazione, può fare anche così. Sì. Vedete, ragazzi, siamo a livello terra, tipo il fishcon, più o meno il concetto è quello. Sì. E quindi con un cavalletto, con uno, abbiamo la possibilità di fare tutto. Quindi ecco che con un cavalletto abbiamo fatto tutto. Però, ragazzi, sono cose che appunto ce ne siamo resi conto, ovviamente, con l'andare dei video. Sposta cavalletto, cambia, metti, quindi sono tempi che si perdono, e sappiamo bene tutti che quando abbiamo il pesce fuor d'acqua bisogna essere veloci. Questo è un sistema per noi veloce, anche perché tenete conto che siamo sempre in due, non abbiamo il terzo cameraman che ci dà una mano, è sempre lì pronto sul pezzo, noi ci dobbiamo gestire anche in questo. Quindi è un'attrezzatura che abbiamo ritenuto essere più utile per quello che ci riguarda. Vedete, adesso l'ho messo qui a posto e basta. Quindi, detto questo, ragazzi, questo è il nostro setup che abbiamo adesso. Poi abbiamo preso un microfonino, è un Rode, è direzionale, quindi prende l'audio davanti a noi, perché più delle volte siamo distanti dalla culla, quindi questo ci aiuta a prendere bene l'audio anche a distanza e in maniera anche abbastanza pulita. Poi uno schermino, ragazzi, è molto utile, se ne siamo resi conto a nostre spese, perché questo ci dà l'idea veramente della ripresa che stiamo facendo. Lo schermino della mirrorless, della reflex, della videocamera, che di solito insomma ci sono piccoli, hanno un'alta risoluzione e qui si vede sempre tutto benissimo. Poi in realtà, quando lo andiamo a guardare nel computer, nell'iPad, in TV, non si vede così bene. Quindi questo ci dà veramente un'idea dell'immagine che andiamo poi a registrare. Ovviamente lo schermino va alimentato e le batterie che c'erano andate in dotazione erano batterie che duravano credo mezz'ora, quindi abbiamo anche qui guardato e cercato, e quindi abbiamo preso queste batterie qui. Sono batterie, adesso non mi ricordo da quanto, insomma, poi se avete bisogno ci chiedete, ve lo diciamo. Hanno anche il LED che eventualmente ci indica la batteria, oltretutto fungono anche da power bank, hanno un'entrata micro USB, quindi volendo ci fa anche questa utilità qua.
E però ragazzi, lo schermino a noi ci ha salvato, perché veramente ci rendiamo conto di quello che stiamo riprendendo. Poi, ultima cosa, la videocamera. Prima avevamo una Sony, l'FDR AX33, che abbiamo deciso poi di non utilizzare, e adesso stiamo usando questa, la G80 della Panasonic. Siamo passati a una mirrorless. Perché? Perché comunque volevamo innanzitutto avere qualche foto di qualità, perché comunque l'iPhone sì, fa bellissime foto, però ragazzi, le reflex, le mirrorless comunque hanno una qualità nettamente in più, hanno una profondità di campo che un iPhone non ha sicuramente. Quindi abbiamo deciso di fare questa scelta e abbiamo due obiettivi, uno con un zoom fisso e un altro regolabile, e basta ragazzi. Quindi questo è il setup che abbiamo oggi. Ho dovuto prendere questo con due manine perché il buon Max con una mano non riusciva, quindi mi ha chiesto gentilmente: puoi prendere qualcosa che riesco a tenere con due mani? E quindi ragazzi, questo è molto comodo, veramente tantissimo comodo. Adesso io direi di farvi vedere la differenza tra iPhone e questa, quindi una ripresa di uno stesso spot fatta con l'iPhone e fatta con questa qui. Quindi ci rendiamo conto un po' della differenza che ci sono tra le due, tra l'iPhone e questa. Bene, direi di fare questa prova. Ehi, ehi, fai vedere la differenza tra... Ma che sonno. L'hai voluto te fare sto video, Chris hanno scritto così, devo fare sto video, però adesso... Pesante che sei, dai, mamma. Caffè della scena, dai. Caffè. Dai, la scena. Max, dai, alzati. Ce la faccio solo, dai. Va bene, mi serve il soggetto. Ok. Ragazzi, ho trovato il soggetto. Beh, quello bello, insomma. Sì, bello, perché, insomma. Sì, io sono bello, lui è il... Ma figa, sono opinioni tue, va bene. Ecco, scrivere i commenti che è più bello. Va bene, dai, dove ci mettiamo? Io direi di fargli vedere un attimo differenza tra reflex e sì, iPhone, quello che abbiamo visto noi, insomma, certo, perché certo, abbiamo scelto delle due cose okay, diverse. Va bene. Allora ragazzi, ne approfitto per farvi vedere la differenza tra qualità audio e video di un mirrorless e di un iPhone in questo caso, o del proprio telefono. E ve lo faccio vedere facendo finta di avere il pesce in culla. Partiamo però un attimo col dire che finché non viene posizionato tutto l'occorrente a livello di materassino, sacca e in quel momento che avete una reflex, una mirrorless o un iPhone, finché non è messo tutto bene, il pesce resta in acqua. Quindi uno di noi resta con la carpa nel godino e l'altro posiziona tutto il set cinematografico, stando attento ai vari fattori luce, riverberi del sole e quant'altro. Una volta che è tutto pronto, o io o Cri andiamo a prendere il proprio socio, prendiamo la carpa, la posizioniamo con un po' d'acqua sul materassino e partono le riprese. Quindi adesso andiamo a vedere la differenza tra qualità di una mirrorless, che appunto sta filmando in questo momento, e vediamo che abbiamo un audio e una profondità anche a livello visivo differente. Il problema che può sorgere quando abbiamo una ripresa con un telefono è appunto che il telefono deve stare più vicino possibile, perché la differenza di zoom che ha una mirrorless, una reflex o una videocamera è molto più potente rispetto a quella di un telefono. Più zoomiamo col telefono e più va a sgranare. Quindi bisogna pensare anche a questo quando posizioniamo il nostro piccolo set. Per quanto riguarda invece la ripresa video e la qualità audio di un telefono, in questo momento state sentendo che l'audio è leggermente cambiato, perché il telefono non ha lo stesso tipo di microfono che può essere montato su una reflex, ok? Ovvio, anche il telefono può... Intanto un colpo di clacson, ragazzi. Anche il telefono può avere dei microfoni che si possono agganciare come abbiamo fatto sulla reflex, però sicuramente non renderà senza, ovviamente, questi microfoni come può rendere con una reflex, una mirrorless con un buon microfono, quindi anche a livello direzionale. Come avete notato, l'immagine è cambiata. Quando siamo
stati ripresi dalla mirrorless, abbiamo un'immagine e un altro colpo di clacson intanto, ma tutto dal vivo ragazzi, non ci spaventa niente. Con la mirrorless abbiamo una qualità video molto più pulita, mentre con un telefono andiamo a perdere leggermente. Poi ovvio, un iPhone di ultima generazione sicuramente ha delle immagini pazzesche, ma non saranno mai come quelle di una mirrorless o di una videocamera. Ecco perché noi usiamo tutte e due. Quindi Cri, se mi dici che abbiamo ripreso tutto, le immagini sono andate a buon fine tutte e due, adesso io mi tolgo da qua, perché ovviamente quando fate questi video ricordatevi che se c'è il sole che vi picchia addosso e c'è tutta questa roba sotto le ginocchia, inizia a far male. E speriamo che appunto vi siamo stati utili anche in questo piccolo frangente, e adesso io vado a ricalarmi le canne, non so Cri cosa farà, ma io vado a ricalarmi le canne ragazzi. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Un video che intanto batto disturbato, molto disturbato. Però vabbè, qua su questo corso d'acqua sapevamo che c'era un po' di disturbo. Comunque, anche questo video l'abbiamo portato a casa ragazzi. Non era tanto per far vedere che Climax ha tutte queste cose, ma come al solito dietro ad ogni video ci sono delle domande che voi ci fate. Quindi non è giusto parlare sempre solo di pesca per aiutare una persona, ma andava fatto anche questa tipologia di video, perché tanti e tanti ci chiedete cosa usiamo per girare. Quindi adesso una volta per tutte l'abbiamo fatto vedere. Esatto, ragazzi. Esatto. Speriamo che il video vi sia stato ovviamente utile. Avete visto gli accorgimenti che abbiamo avuto nel corso del tempo per cercare di avere un setup. Parla più forte di me, signora. Avere un setup idoneo a fare quello che facciamo, perché ragazzi. Che fa per noi? Ricordatevi una cosa ed è molto importante, non lo diciamo perché vogliamo fare i fenomeni, però ripeto, facciamo video pescando, quindi non facciamoci prendere dall'euforia quando parte un pesce, cerchiamo di impostare tutto. Noi prima di fare ogni video decidiamo già dove metterci, cosa fare, come riprendere, in maniera tale che appunto la carpa, come vi spiegava prima Max, stia il meno fuori possibile dall'acqua, soprattutto quando si è da soli. Esatto, quindi è molto importante fare anche queste considerazioni, quindi non solo le considerazioni che normalmente vi diciamo, ovvero di guardare bene, come guadinare, siete da soli eccetera, ma anche chi come noi fa video o chi vuole cominciare, perché comunque vedo sei tu che risponde ai vari messaggi. Però vedo le richieste che ci fate, che volete cominciare, che voglio, vado via, vi devo riprendere, come fate voi? Quindi mi raccomando ragazzi, ragionate poche cose, quelle essenziali che vi servono, però riguardatevi sempre che state anche pescando, quindi è fondamentale avere la testa che lavora nei due settori, sì. Perché prendersi dall'euforia è un attimo, noi più di qualche volta ragazzi siamo ci è capitato dimenticarci delle riprese perché magari avevamo presi l'ho accesa, non l'ho accesa, è messa lì, quindi è un attimo farsi prendere un attimo dal panico, quindi l'emozione di prendere un pesce è talmente forte che è comprensibile. Certo. Quindi ecco, questo è il discorso. Avete visto come ci siamo organizzati, speriamo, queste sono cose che abbiamo fatto noi ragazzi, quindi non sono generiche, non generalizziamo, sono cose di Climax, nulla di professionale, sono cose che abbiamo ragionato noi in base alla nostra esperienza, in base a quello che dobbiamo fare. Ognuno si deve creare il proprio setup. Esatto, quindi setup è strettamente personale, noi qualche consiglio in merito alla nostra esperienza ve l'abbiamo dato, speriamo vi sia stato utile. Poi, utile o no, il drone se uno lo vuole lo può comprare, ma attenzione all'uso del drone. Non parliamo adesso perché sennò verrebbe fuori un nuovo video, però chi vuole acquistare un drone per avere anche delle immagini aeree, diciamo, occhio all'utilizzo del drone. Certo. Tu Cri sei quello super informato sui droni perché segui vari canali YouTube, regolamentazioni e robe varie, ma chiudo qua, chi usa un drone deve stare molto attento perché sembra un giocattolino, ma si va sul penale. Non lo è. Esatto. Quindi, detto questo ragazzi, da Climax è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video sperando che i fiumi migliorino un attimo in qualità, perché Marroni, sì ragazzi, avete visto prima le immagini, spero abbiano reso giustizia, ma veramente abbiamo una situazione, piove tutte le settimane qui da noi da diversi mesi,
abbiamo avuto anche delle belle piene, quindi diciamo che i nostri corsi d'acqua qui nel Veneto non sono presi molto bene. Siamo passati da 2 anni fa a delle secche pazzesche dove che pescavamo nel letto del fiume. Vedavamo i fondi dei canali. E siamo nell'esatto opposto. Comunque, detto questo ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Non si sa dove, come, con chi o con cosa, chi ci sarà, non lo sappiamo. Noi di Climax sempre. Ciao ragazzi, ciao!